Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca perché proseguono le indagini della polizia per chiarire quello che è accaduto sabato pomeriggio nelle aree di risulta della stazione quando un 61enne senegalese è stato arrestato per violenza sessuale. L'uomo e la donna, come appurato dalla polizia, avevano bevuto del vino. La comunità senegalese non crede però alla versione della violenza. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. L'assunzione di alcol sul posto da parte della donna di 39 anni violentata sabato pomeriggio nei pressi della stazione di Pescara da un senegalese di 61 anni, poi arrestato dalla polizia, avrebbe provocato lo stordimento della stessa anche a causa di un effetto combinato con i medicinali che assumeva abitualmente. E quanto emerge dalle indagini della polizia, che sta ricostruendo in maniera minuziosa, anche con l'ausilio di alcune testimonianze e filmati di telecamere, quanto accaduto sabato scorso. Come già appurato precedentemente dagli uomini diretti dal capo della squadra mobile della questura di Pescara, Dante Cosentino, la 39enne era arrivata in zona stazione per aspettare la sorella di ritorno da Roma. Proprio nei pressi del terminal bus, la donna, mentre aspettava già da un po' la congiunta, ha conosciuto il suo aguzzino. Sempre secondo le prime risultanze investigative, l'uomo e la donna avevano bevuto del vino che per la vittima, già alle prese con alcune problematiche di salute che la costringevano ad assumere farmaci, avrebbe fatto effetto portandola ad uno stato di intontimento prima di essere violentata. Quando gli agenti e soccorritori sono arrivati sul posto, la 39enne era in uno stato confusionale. Portata in ospedale per accertamenti, sul corpo i sanitari hanno notato anche delle abrasioni che potrebbero essere compatibili con la violenza subita. La donna, ascoltata poi successivamente dagli inquirenti, ai quali ha sporto querela per l'accaduto, ha detto di ricordare poco, parlando però di un contatto con l'uomo. Nei prossimi giorni saranno resi noti i risultati degli esami, come previsto dal protocollo antiviolenza a cui la 39enne è stata sottoposta. Dopo i tragici fatti di sabato pomeriggio, l'amministrazione comunale è già corsa ai ripari, avete eliminato tutte le siepi dei giardinetti dell'area terminal bus e soprattutto nelle prossime ore ci sarà un sopralluogo anche con i tecnici Enel per potenziare ulteriormente l'illuminazione nella zona. Siamo intervenuti nella zona, abbiamo tolto le siepi per fare in modo che l'area del terminal bus possa diventare un'area, visibile in qualsiasi momento e da qualsiasi angolazione. L'amministrazione è vigile su questa cosa. Se dobbiamo garantire ulteriormente, come vogliamo fare del resto, anche la presenza costante dei vigili urbani che, stando all'interno dell'area di risulta, possono vedere meglio questa zona del terminal bus, ma anche Piazza Santa Caterina o l'inizio della strada Parco, che sono anche lì, zone abbastanza calde, opereremo in questo senso. E poi stiamo pensando anche a una vigilanza notturna, cioè quando gli operatori di Pescara Parcheggi vanno via, per fare in modo che chi va a parcheggiare, anche se gratuitamente, all'interno dell'area di risulta nelle ore notturne, possa farlo in sicurezza. Stiamo pensando anche a un presidio della Polizia Municipale, inizialmente da insediare all'interno del luogo dove si vendono anche i biglietti degli autobus, e poi per trasferirsi, dopo una piccola manutenzione, anche all'interno dei silos che sono nella parte centrale dell'area di risulta. Noi, la comunità è sotto shock da quando hanno letto quella cosa che un senegalese di 61 anni ha violentato una donna. Pieno giorno hanno detto che non può essere, perché lo conoscono abbastanza bene questo signore. Hanno detto, se andate a vedere lo stato fisico, sociale, anche metà di questo signore non è proprio in grado a violentare, hanno detto potrebbe essere una lite, non a violentare pieno giorno. Comunque la comunità stiamo valutando cosa da farsi. E cosa potreste decidere di fare? Non lo sappiamo ancora, valutiamo tutte le cose. Andiamo avanti, ancora cronaca, sfonda con l'auto l'ingresso carrabile della caserma dei carabinieri di Casile e poi fugge un 51enne, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Lanciano. Vediamo i dettagli nel servizio. Con la sua Fiat 500 si scaglia a tutta velocità contro il cancello della caserma dei carabinieri e lo abbatte, trascinandolo per qualche metro all'interno del piazzale. L'episodio è accaduto a Casoli alle 7 del pomeriggio di domenica. L'uomo, rintracciato dai militari dell'arma in appena 2 ore, è stato arrestato. Filippo Palombaro, 51 anni, del posto, è già noto alle forze dell'ordine per maltrattamenti in famiglia. I carabinieri della compagnia di Lanciano sono andati a prenderlo a
a casa, dopo averlo individuato grazie alle testimonianze dei residenti di Via del Campo Sportivo, allertati dal trambusto. Dovrà rispondere di introduzione clandestina in luoghi militari, danneggiamento aggravato di struttura militare, minaccia aggravata, guida senza patente e circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa. Durante l'arresto, eseguito da una decina di militari, l'uomo non ha opposto alcuna resistenza, ma ha pronunciato epiteti minacciosi nei confronti dei carabinieri, ritenendoli causa delle sue pregresse vicissitudini giudiziarie. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro penale. L'arrestato è stato associato alla casa circondariale di Lanciano. Andiamo avanti. Aggredisce la moglie perché non gli stira i boxer. Protagonista dell'episodio, un albanese di 36 anni che vive a Chieti con la moglie e due figli minori, sottoposto al provvedimento di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Il provvedimento è stato eseguito dagli uomini della squadra volante della questura di Chieti, diretti da Antonello Fratamico. L'albanese, nel corso di una lite, ha dapprima aggredito verbalmente la moglie, quindi l'ha colpita con pugni alla nuca, provocandole lesioni guaribili in 7 giorni. In particolare, mentre la donna era intenta ad espletare le faccende domestiche, il marito pretendeva che gli stirasse un paio di boxer, e quando la donna gli ha chiesto di attendere per poter terminare quanto stava facendo, è scattata l'aggressione. La donna a quel punto ha chiamato il 113 e quando gli agenti sono arrivati nell'abitazione hanno trovato l'uomo in stato di agitazione ed hanno accertato che la donna era stata aggredita già altre volte ed aveva presentato denuncia. Proseguiamo. Si terrà a Campo di Giove dal 30 di agosto al 2 di settembre il primo campeggio nazionale organizzato dalla rete NOAB del Gas, 4 giorni di incontri e dibattiti all'interno del Parco Nazionale della Maiella. Vediamo. Tutto pronto per il primo campeggio nazionale NOAB del Gas. Come mai questa iniziativa e qual è l'obiettivo? Sì, l'iniziativa segue la grande manifestazione del 21 aprile a Sulmona, quando 12.000 persone sono scese in piazza per ribadire il no alla centrale di compressione della Snam a Sulmona, ma anche no a tutti i progetti del gas che sono attivi in Abruzzo. Abbiamo voluto organizzare un campeggio che è un'occasione per stare insieme, ma per confrontarci con incontri, passeggiate, proiezioni di film, musica, e porre le basi, continuando quel processo avviato appunto a Sulmona ad aprile, per la costruzione di una rete più ampia nazionale contro l'Italia del gas. Sappiamo che i consumi di gas sono in calo, eppure la nostra regione, come tutto il nostro paese, si sta trasformando in un hub del gas. Avremo importanti incontri sul metanodotto sul Mona Foligno, il metanodotto dei terremoti, un confronto importante con i sindaci che a livello locale si adoperano contro queste opere impattanti. Parleremo con le altre realtà italiane impegnate sulle vertenze del gas per un confronto e questa costruzione di un percorso più ampio. È importante soprattutto la giornata del sabato, quando alla mattina terremo un sit-in a Casepente, dove la Snam vorrebbe costruire la centrale di compressione del gas di Sulmona, e il pomeriggio una grande assemblea nazionale all'interno del campeggio a Campo di Giove con tutte le realtà che a livello nazionale, a livello italiano, si adoperano contro le grandi opere inutili imposte. Abbiamo scelto un campeggio stanziale all'interno del Parco Nazionale Maiella anche per valorizzare il nostro territorio, farlo conoscere a chi verrà da fuori regione, e soprattutto questo evidenzia come il nostro è un impegno a favore della comunità e della difesa del territorio. Il nuovo assessore alla cultura del comune di Teramo, Luigi Ponziani, ha illustrato le linee programmatiche per un rilancio importante della città attraverso una serie di iniziative culturali. Attenzione puntata sui poli museali, sulle mostre e i festival, in collaborazione con l'Università e la Fondazione Tercas. Sentiamo il servizio di Tania Bonici Castelli.
Il Comune di Teramo nei prossimi anni punterà sulla cultura e in particolare sul recupero del patrimonio artistico della città. Lo annuncia il nuovo assessore comunale alla cultura Luigi Ponziani, che traccia le linee portanti di un programma ambizioso. Mostre, premio Teramo, un festival permanente da tenersi ogni anno su un tema diverso, riallestimento e riapertura della Pinacoteca e del Museo Archeologico e potenziamento dell'Arca, grazie anche all'assunzione di personale specializzato. Dobbiamo però pensare anche delle figure altamente professionali che anche dall'esterno possano aiutarci in questa fase transitoria, ma anche successivamente a svolgere questo ruolo di organizzazione, di valorizzazione di questo patrimonio che attualmente non è, o non è visibile per ragioni diciamo naturali, chiamiamolo così, il sisma, o comunque non è visibile come nel caso della Pinacoteca, perché la Pinacoteca è completamente disallestita. Per l'attuazione di questo programma culturale articolato e complesso, il Comune di Teramo vede accanto a sé partner di eccezione come l'Università di Teramo e la Fondazione Tercas. Quest'ultima in particolare sosterrà le iniziative del primo anno con 30.000 euro. La Fondazione è vicina a tutte le amministrazioni comunali e ancor più all'amministrazione comunale del capoluogo di provincia che è Teramo. Si è parlato di una serie di eventi che dal mese di luglio fino a dicembre già sono organizzati e posso dire sinceramente che in realtà tutti quegli eventi sono finanziati dalla Fondazione, quindi in realtà già la Fondazione lavora con tutte le associazioni del territorio e quindi già in embrione la politica culturale è avviata, ancora di più oggi si è sancita questa legge. Tra virgolette, questa collaborazione molto forte. Restiamo a Teramo, il Porsche Club Abruzzo e Molise ha presentato il Rally dell'Amicizia, una 3 giorni di percorsi attraverso il Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga dal 31 di agosto al 2 di settembre, un grande progetto di rilancio del territorio abruzzese e di solidarietà per le zone colpite dal terremoto che vedrà la partecipazione di 45 equipaggi provenienti da tutta Italia. Sentiamo. Dal 31 agosto al 2 settembre gli abruzzesi potranno ammirare da vicino modelli che hanno fatto la storia di Porsche, casa automobilistica tedesca, grazie al Rally dell'Amicizia organizzato dal Porsche Club Ufficiale Abruzzo Molise. Un viaggio di 3 giorni attraversando il Parco del Gran Sasso e i Monti della Laga. 3 giorni di Porsche di amicizia come seguito del Rally Interclub dello scorso anno, anche quest'anno 32 equipaggi dalla Slovenia e dal nord-est d'Italia. Abbiamo organizzato per loro una kermesse turistica, perché si chiama rally ma in realtà è un tour turistico, da Giulianova per Castelli, Bivio Rigopiano, Campo Imperatore, Lago di Campotosto, Piazza Martiri a Teramo, le colline vibratiane attraverso Colonnella, Controguerra, Torano per Villa Ricci e poi Civitella del Tronto per la visita alla fortezza di Civitella. Quindi conoscenza, come dicevo prima, natura, cucina e benessere della nostra terra. L'obiettivo del Rally dell'Amicizia Porsche è duplice: mantenere alta l'attenzione sulle regioni del centro Italia distrutte dal sisma e onorare il progetto Cuore d'Italia per rivitalizzare le zone colpite anche con raccolta fondi. Il territorio della provincia di Teramo credo che sia tra i più belli d'Italia. È una bellissima iniziativa, manifestazione, quando il presidente Di Felice molti mesi fa mi aveva detto di quest'idea, io l'ho sposata subito, l'ho raccolta subito, è un bel veicolo di pubblicità ed è un bel veicolo a favore per il turismo e per gli operatori economici. Non c'è veramente modo migliore se non quello di utilizzare in senso buono il nostro territorio e quindi questo rally ci permette assolutamente di fare tutto questo, ci permette di attraversare la provincia di Teramo dal mare sino diciamo alla strada dei parchi, quindi ai monti per giungere in un'altra provincia che è la provincia dell'Aquila, ci permette di attraversare borghi suggestivi, di avere un panorama che un panorama mozzafiato come solo quello della provincia di Teramo sa dare, di degustare prodotti tipici dei nostri territori e quindi diciamo che tutti questi elementi insieme non possono che essere un menù vincente. Adesso apriamo un'ampia pagina dedicata allo sport e partiamo dalla Serie B e dal Pescara. Dopo il pareggio di Cremona per il Delfino
Quello di oggi è il secondo giorno di riposo consecutivo. I biancazzurri torneranno al lavoro domani per preparare la partita di domenica prossima alle ore 18 contro il Livorno. Sarà il debutto casalingo in campionato per la squadra di Pilloni, il quale riavrà a disposizione Canute, ma perderà per squalifica Marras. Protagonista della gara dello Zini è stato l'attaccante Leonardo Mancuso, spedito inizialmente in panchina. L'ex Samba è entrato nella ripresa ed ha siglato il gol del pareggio in pieno recupero. Ascoltiamolo. Sì, sarebbe stato ingiusto anche perché oltre al mio gol che è arrivato proprio allo scadere abbiamo avuto anche altre due o tre occasioni importanti prima, e quindi diciamo che il pareggio è più che meritato. Un gran secondo tempo da parte vostra, tu sei entrato in campo arrabbiato nel senso buono del termine, perché probabilmente pensavi di giocare titolare dall'inizio, ma hai avuto il giusto impatto in questa partita e credo che Pillon avrà apprezzato proprio questo in te. No, diciamo io cerco sempre di farmi trovare pronto e concentrarmi su quello che dipende da me. Il mister ha fatto una scelta assolutamente che senza alcun problema mio, ecco, io mi sono fatto, ho cercato solamente di farmi trovare pronto quando sono stato chiamato in causa. Avresti sicuramente firmato però per un ingresso in campo negli ultimi minuti e un gol all'attivo. Sì, onestamente sì, anche perché soprattutto perché è stato un gol pesante che ci ha consentito di portare a casa un pareggio su un campo difficile. Vogliamo un attimo raccontare anche questo gol, c'è stato questo cross di Balzano, poi cosa è successo? Forse l'uscita di Radovanovic non è stata delle migliori. Sì, il cross di Balzano è arrivato sul secondo palo dove era l'ultima palla, quindi io ho deciso di battezzare il secondo palo. La palla è arrivata lì, è stato un bel cross e il portiere probabilmente l'ha letta un po' male, poi sono stato bravo appunto a metterla dentro. La Mancuso preferisce giocare laterale d'attacco anche centrale, perché Pilloni in conferenza stampa ha detto all'occorrenza abbiamo anche Mancuso come attaccante, come prima punta. Sì, posso interpretare più ruoli, io mi metto a disposizione del mister e soprattutto dei compagni. Il ruolo in cui vengo chiamato in casa cerco di intraprenderlo al meglio, non ho una particolare preferenza, ripeto, mi metto a disposizione del gruppo, se serve giocare esterno faccio l'esterno, se all'occorrenza posso fare anche la punta faccio anche l'attaccante. Torniamo un attimo a questa partita, Leonardo, primo tempo piuttosto timido da parte vostra, tu hai potuto vederla bene dalla panchina, secondo te perché e cosa è cambiato nella ripresa? No, beh, timido, sapevamo di venire su un campo difficile, poi comunque era la prima partita, la Cremonese nei primi minuti ha creato qualche palla gol, ma secondo me neanche pericolosissima, poi dopo il gol secondo me noi abbiamo fatto bene l'ultima parte del primo tempo, siamo stati in crescita e poi il secondo tempo abbiamo provato in tutti i modi ad agguantare il pareggio che poi è arrivato. Se volessimo fare un gioco di cifre e di numeri in percentuale, qual è lo stato di forma attuale del Pescara dopo la prima giornata di campionato? Ma io penso che non si può fare una percentuale, l'unica cosa che si può fare è continuare ad allenarsi per migliorarsi, per essere ogni giorno dopo giorno un gruppo migliore e una squadra migliore, e questo è il nostro obiettivo da qua in avanti. Adesso andiamo avanti, scendiamo di categoria nella seconda gara del triangolare di Coppa Italia di Serie C. Il Teramo vince sul campo del Rieti per 2-1, un gol per tempo per il Diavolo, assegno con Di Renzo e Bacio Terracino. I biancorossi restano in corsa per la qualificazione al prossimo turno, sarà decisiva la gara di domenica prossima tra Fermana e Rieti. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Prima vittoria ufficiale stagionale per il Teramo, che passa 2-1 sul campo del Rieti. C'è tanto da lavorare per Zichella e i suoi ragazzi, ma farlo con l'autostima che ti dà un successo è sempre meglio. Il Diavolo ha sofferto all'inizio dei due tempi e nel finale di gara, pur in superiorità numerica, ha peccato nella gestione della palla. D'altro canto non sono mancati concretezza, voglia di lottare, con una menzione particolare per Luca Di Renzo, autentico jolly dell'attacco biancorosso. Nel Teramo Caidi viene preferito ad Altobelli,
c'è Piccioni al centro dell'attacco, ma sono i padroni di casa del Rieti, proprietà greca, allenatore portoghese e diversi stranieri in campo, a partire meglio. Mastrilli soffre tanto Ken, che al primo serve Maestro, ma Lewandowski è bravissimo a dire no. Ancora Ken al settimo offre la sfera di Domenico Antonio, non preciso nella conclusione. Precisione che invece non fa difetto a Luca Di Renzo, che subito dopo, all'ottavo, arriva puntuale all'incornata vincente sul cross al bacio di Ventola. Teramo in vantaggio al primo affondo. E Rieti che risente di questo gol. La squadra di Riccardo Sceu si rifà viva la mezz'ora, ma Lewandowski è super nell'uscita bassa su Ken. Proteste del Teramo al 36esimo, raso terra dal limite di Spighi, neutralizzato da Papangelis, secondo i biancorossi con un braccio, ma l'arbitro fa giocare. Poi al 42esimo prova da lontano De Grazia, senza fortuna. Ripresa, Rieti in campo, il Teramo resta negli spogliatoi, la rasoiata di Domenico Antonio e il prologo al gol del pari che arriva al terzo, traversone teso di Papangelis per Todorov, che anticipa tutti e di testa infila l'angolo alla sinistra di Lewandowski. La gioia reatina dura però appena due minuti. Al quinto Palma, già ammonito, ferma De Grazia in ripartenza. Secondo giallo e Rieti in 10 uomini. Il Teramo ne approfitta subito. Ancora De Grazia viene steso al decimo minuto all'interno dell'area di rigore. Dagli 11 metri va Bacio Terracino, che prima si fa respingere il tiro da Sciastre, ma poi fa centro al secondo tentativo. La squadra di Zichella sembra poter controllare la partita, anche se manca la giusta convinzione per andare a chiuderla, e con il passare dei minuti i padroni di casa aumentano il tasso di agonismo e la partita si fa molto accesa. Gli ingressi di Fratangelo, Zecca e Cappa cambiano il volto del tridente del Teramo. La sfuriata del Rieti non va oltre il colpo di testa di Todorov, d'azione d'angolo al 39esimo, e anzi nel quinto e ultimo minuto di recupero Fratangelo fallisce il colpo dell'1-3 che poteva essere prezioso in tema di differenza reti. Il Teramo infatti con questo successo resta in piena corsa per il passaggio del turno. Il verdetto dopo l'ultimo match del triangolare Fermana Rieti. Restiamo a questa partita, andiamo a vedere adesso l'intervista al presidente del Teramo Luciano Campitelli, appena terminata la sua inibizione. Sentiamolo. Presidente, la prima vittoria stagionale anche per festeggiare una fine squalifica, finalmente arrivata qualche ora fa. Da ieri sono di nuovo un presidente con tutti i suoi poteri e niente, è stata una vittoria che a me fa molto piacere e speriamo che ci porti, che sia di buon auspicio. Ripartiamo da una vittoria fuori casa che da un bel po' che non la facevamo e adesso pensiamo di arrivare al campionato in una condizione ottimale per poter iniziare a fare qualche risultati positivi. Secondo me il risultato di oggi, non, se uno per dare un giudizio alla squadra, ancora non è che lo possiamo dare completo assolutamente. Venerdì chiude il mercato, cosa farà ancora il Teramo? Si parla di un intervento per la porta, uno per il centrocampo e poi ci sono anche alcune uscite da completare. Ma venerdì chiude il mercato, noi dobbiamo innanzitutto definire un paio di uscite. Amadio e Ferretti? Sì, a questo punto per noi si arriverà un terzino, Fiordaliso, Ventola verrà spostato a centrocampo, altrimenti se ci saranno altre opportunità di qualche scambio o meno si vedrà, però abbiamo le idee ben chiare anche oggi. Abbiamo tutti i giocatori per ruolo doppi e questo quando uno fa un cambio lo fa ben preciso perché non ci si adatta a nessuno. L'ultima vitale sarà tesserato? Vitale sarà tesserato, dipende dalle uscite. Dalle uscite e quindi se queste uscite ci saranno, per noi vitale può essere un elemento importante sia per la sua bravura, perché è un bravo calciatore e si è visto anche da Vezzano che c'è un piede magnifico, e poi perché ci dà anche quell'esperienza in più che forse ci serve, perché
in quel ruolo già abbiamo un ragazzo che è molto bravo, ha già fatto una buonissima partita a prescindere dai primi 5-10 minuti, perché quello lì Ken era di una velocità assurda, però poi si è calmato e quindi ha fatto una buonissima partita. Restiamo sempre alla Coppa Italia, ma scendiamo in Serie D. Il Real Giulianova supera il turno preliminare e guasta la prima allo stadio Savini del San Nicolò Notaresco. Per i giallorossi in gol il solito Tozzi, Borsoi su rigore. Sfortunata la prova dei padroni di casa. Già clima campionato nel derby fra San Nicolò Notaresco e Real Giulianova, che ha inaugurato la nuova stagione calcistica di Serie D. Al termine di 90 minuti ricchi di pathos ed emozioni è stato il team ospite a prevalere e ad approdare così al primo turno di Coppa Italia, in cui affronterà il Valeanzuca il Francavilla domenica prossima in una sfida tutta giallorossa. Complimenti però alla squadra di Cudini, che anche in inferiorità numerica per lunghi tratti del match ha premuto con vigore alla ricerca del pareggio, che sarebbe stato probabilmente il risultato più giusto. Le prime battute di gioco in un'ottima cornice di pubblico con buona rappresentanza giuliese vedono equilibrio. Al decimo di Lollo per il San Nicolò Notaresco fa correre un brivido a Sciba, ma la sua traiettoria disegnata su punizione finisce sulla parte superiore della traversa. Le due squadre giocano a viso aperto, così come conviene in una gara di Coppa Italia ad eliminazione diretta. La svolta del match arriva poi al 24esimo, quando su colpo di testa di Fuschi, con Monti battuto, di Lollo si improvvisa portiere respingendo la palla con la mano. Rigore netto con Giaccaglia di Iesi, che estrae anche il rosso per il giocatore di casa, costretto così a lasciare il campo anticipatamente e i suoi compagni in inferiorità numerica. Dal dischetto l'esperto Tozzi Borsoi spiazza Monti, regalando al Real Giulianova il gol del vantaggio, che servirà poi per vincere la partita. La reazione della squadra del presidente Di Giovanni è praticamente immediata, con Moretti che al 28esimo però in area giuliese conclude debolmente fra le braccia di Sciba. Sotto di un gol e con un uomo in meno, i padroni di casa sono costretti ad attaccare con raziocinio senza esporsi al contropiede ospite. Al 32esimo ci prova Bontà dalla distanza, ma la sua conclusione è centrale. L'ultima parte di primo tempo vede poi al 34esimo le proteste locali per un contatto in area giuliese tra il portiere Sciba e Moretti, che finisce a terra, e con Giaccaglia di Iesi che dice di proseguire con ampi gesti. Al 38esimo Sciba, ancora protagonista, dice no a Candellori prima di un colpo di testa alto di Moretti sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Attacca e attacca la squadra di Cudini alla ricerca del pari, che sarebbe anche meritato, con ancora al 44esimo Moretti protagonista e con l'1-1 che però non arriva. Le due squadre rientrano così negli spogliatoi con il Giulianova in vantaggio per 1-0. Nella ripresa si ricomincia con la formazione di casa all'attacco, seppur in modo confuso e disorientato. La cronaca della gara non registra però, a differenza del primo tempo, grandi occasioni. Il trascorrere dei minuti poi fa il gioco dei ragazzi di Stallone, che restano anche loro in 10 per l'espulsione di Antonelli per doppio giallo. Dopo la ristabilita parità numerica, i padroni di casa ci credono ancora di più, ma per Moretti la porta giuliese sembra davvero stregata, con Sciba che dice ancora no all'avanti locale anche al 28esimo. Si arriva così agli ultimi 15 minuti di partita, con il San Nicolò Notaresco costantemente in avanti alla ricerca del pareggio. In campo la tensione è palpabile e il clima è quello del campionato. Dopo il triplice fischio finale del signor Giaccaglia di Iesi, arriva la vittoria della formazione ospite, ma il San Nicolò Notaresco esce a testa alta dal campo. Nell'anticipo del primo turno di Coppa Italia, il Pineto batte di misura la San Giustese dell'ex Pezzotti in gol, uno dei principali colpi di mercato estivi della società del patron Brocco, il centravanti Pedalino. Sentiamo Roberta Di San. In attesa del fischio d'inizio del campionato rinviato al 16 settembre, Pineto e San Giustese si accordano per disputare il primo turno di Coppa Italia, primo impegno ufficiale per entrambe le compagini. Una partita secca sul terreno del Mariani Pavone, reso pesante dalla pioggia scesa copiosa fino a poco prima del fischio d'inizio dell'arbitro Ancora di Roma 1. Amaolo sceglie un propositivo 4-3-3 con Pedalino terminale offensivo supportato sugli esterni da Di Rocco e Mancini, ultimo arrivato in casa Pineto, prelevato
giocato in settimana dal Teramo. Senigallesi risponde con un 4-4-2 tra le cui fila spicca la presenza a centrocampo dell'ex Marco Pezzotti, uno dei protagonisti della passata stagione in biancazzurro. Subito propositivo il Pineto al nono con un tiro cross di Marianeschi a spiovere in area, deviato in corner dalla difesa. Approccia bene il Pineto che all'undicesimo passa. Di Rocco dalla sinistra serve in area Pedalino che anticipa la difesa e timbra subito il cartellino. La risposta della San Giustese è affidata proprio ai piedi dell'ex che al ventesimo mette in mezzo un ottimo pallone per Herrera che prova l'acrobazia. Sieno chiude come può. Obiettivo importante la Coppa per entrambe, ma soprattutto primo vero banco di prova in vista del campionato. Le due squadre giocano in maniera piuttosto fluida e a tratti fanno vedere anche buone triangolazioni. Vicino al raddoppio il Pineto al 23esimo, quando Mancini si procura un buon calcio di punizione che Fortunato stampa sulla traversa. Botta e risposta sul capovolgimento di fronte, Perfetti chiama all'intervento Fargione. Poi la pioggia si prende il proscenio e il primo tempo scivola via senza sussulti. Girando la di cambi in avvio di ripresa, Tomassini prende il posto del marcatore di giornata Pedalino. Nella San Giustese Tizi rileva Argento, al sesto però è Mancini a coordinarsi per la girata che costringe Chiodini alla respinta coi piedi. La risposta marchigiana al 21esimo è affidata a Chedira che si incunea in area, all'intervento provvidenziale e di Pepe. La gara è godibile con occasioni da una parte e dall'altra. Al 24esimo Tomassini prova la girata deviata in corner. Al 32esimo ottimo gioco di gambe di Farias sulla sinistra per Esposito che calcia a fil di palo. Dalla parte opposta al 38esimo tiro cross di Calamita, Fargione in uscita anticipa Chedira. Dopo la mezz'ora doppio spunto del giovane di Renzo che prima calcia una gran botta dalla distanza, poi prova a sorprendere Chiodini fuori dai pali. Il Pineto crea ma non riesce a mettere in ghiaccio la partita che rischia di riaprirsi al 47esimo quando Pomante salva in area su Herrera dopo l'incursione di Chedira. Ultimo sussulto al 48esimo quando Villanova apre bene per Esposito che perde l'attimo, poi Di Renzo spara alto. Termina così con la vittoria di misura dell'11 di Amaulo che conquista il passaggio al secondo turno di Coppa Italia e in attesa di sapere contro chi dovrà vedersela continua a prepararsi per il fischio d'inizio di una stagione più incerta che mai. E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili sul sito www.tv6.it e sul nostro canale YouTube. È davvero tutto, grazie ancora e buon proseguimento con i nostri programmi.